Salve amici e bentornati sul canale. Facciamo un salto in libreria. Io sono Maria Chiara e come sempre vi mando un bacione grandissimo. Allora, oggi siamo qui perché vi voglio parlare di un libro meraviglioso che ho avuto il piacere di leggere per il progetto Pezzi d'autore. Pezzi d'autore è un progetto ideato da Martina, che saluto tantissimo, del canale Ima and the Books, che vi invito a seguire. Sotto vi lascerò il link anche del suo canale. Pezzi d'autore, è quasi un anno ormai che faccio parte di questo progetto. Circa ogni 2 mesi leggiamo insieme un autore che ha scritto particolarmente tanto e in questo caso abbiamo selezionato Isabel Allende. Isabel Allende che ha scritto tantissimo, come saprete. Per me è stata la prima volta che, ho avuto il piacere di approcciarmi a questa scrittrice. E devo dire che leggerò sicuramente altro. Oltre l'inverno perché l'ho scelto. Questo libro è nella mia libreria da circa 2 anni, se non di più. Quindi quando l'ho visto mi sono innamorata della copertina e mi aveva molto molto incuriosita anche la trama. Però non ho avuto modo di leggerlo, quindi Pezzi d'autore mi ha dato questa possibilità e ho scelto di leggere appunto Oltre l'inverno. Di cosa parla? Allora, mettetevi comodi perché sarà una lunga chiacchierata, c'è moltissimo da dire di questo libro, una trama particolarmente intrecciata, ingarbugliata, ma si legge che è un piacere. Allora, parliamo subito dei protagonisti. I protagonisti principali sono tre: Evelyn Ortega, che è una ragazza immigrata illegalmente in America, dal Guatemala, quindi Evelyn che viene dal Guatemala. Poi abbiamo Lucia Maras, il mio personaggio preferito, che è una professoressa universitaria che viene dal Cile, quindi è cilena. E poi abbiamo il protagonista maschile, che è Richard Baumaster, che è un professore universitario particolarmente rigido e severo, con un passato misterioso. Sia lui che Lucia hanno un passato molto particolare. Ma cosa accadrà? Questo libro è ambientato in un inverno molto molto freddo a Brooklyn. Siamo nel 2015. Lucia, chiamiamola Lucia, Lucia e Richard vivono nella stessa palazzina. Sono tutte e due professori universitari, solo che Lucia è una professoressa, diciamo, a contratto nell'Università di New York, nella facoltà appunto degli studi sudamericani e caraibici, e lei essendo appunto cilena insegna diciamo queste materie e per 6 mesi è diciamo una professoressa di prova a contratto. Lei è molto attratta fisicamente da Richard, che è completamente diverso da lei. Sono sì amici, ma tra loro c'è molta diffidenza, molta freddezza. Un giorno però cosa accade? Allora, Lucia è un personaggio straordinario, è una donna forte, solare, piena di energia, ha avuto un passato molto doloroso, ha avuto un tumore, ha avuto una separazione, ha una figlia grande e è sopra i 60 anni. Stessa cosa Richard, sopra i 60 anni, con un passato doloroso, senza che entro troppo nei dettagli, ma anche lui ha avuto nel suo passato una vita segnata da grandissimi dispiaceri e dolori. Non vi spoilerò nulla. Allora, in una giornata particolarmente fredda, una tempesta di neve, Richard va a scontrarsi con una macchina. All'interno di questa macchina c'è Evelyn Ortega, l'altra protagonista, una giovane ragazza piccolissima, minuta. Lui neanche pensa che sia una donna di più di 20 anni, ma crede sia una ragazzina. Urta la sua macchina, lui le lascia il suo bigliettino da visita con l'indirizzo e il numero di telefono e torna a casa sua. La sera stessa, questa ragazza bussa alla porta di Richard e da lì nascerà tutto. Praticamente, con l'aiuto di Richard, chiamerà Lucia, che sa parlare bene appunto il sudamericano, il cileno, e riesce attraverso Lucia, tutti e tre, a far parlare Evelyn, che è completamente muta, bloccata. Lei tartaglia poi, oltretutto, quando parla. E in pratica
pratica la ragazza è disperata. Lucia la prende subito a cuore, capiscono che è un'immigrata appunto dal Guatemala, è immigrata in maniera clandestina negli Stati Uniti e capiranno che c'è qualcosa che non quadra, che non va. Riescono ad uscire di casa con la tormenta e vanno nella macchina di Evelyn perché lei fa capire che c'è qualcosa nel bagagliaio. E infatti nel lunotto posteriore, nel cruscotto posteriore insomma della macchina, c'è un cadavere di una donna avvolta in un tappeto. Quindi diciamo che è una sorta di thriller questo libro, ma non direi che è un thriller vero e proprio. Ogni capitolo parla dei nostri protagonisti, quindi abbiamo il capitolo che parla del passato di Lucia, il capitolo che parla del passato di Richard e i capitoli dolorosi che parlano del passato di Evelyn. Evelyn, di come è arrivata in America, di quanto ha sofferto nel suo immigrare in maniera clandestina, si entra molto nei particolari, nei dettagli della vita che lei conduceva in Guatemala e il perché ha lasciato quei territori. Anche in questo caso non vi dico e non vi svelo il perché, vi lascio a voi il piacere di leggere le motivazioni e la storia personale di Evelyn che mi ha colpita tantissimo. Quindi cosa succederà? Assolutamente Lucia e Richard, completamente diversi tra loro, riescono ad accordarsi e cercano di scappare in sintesi con questo cadavere e cercano di aiutare la protagonista Evelyn. Questa è la trama a grandi linee. Quindi abbiamo avanti e indietro nel tempo, nel libro, e solamente alla fine capiremo chi è l'assassino di questa donna nel bagagliaio della Lexus, la macchina che guidava Evelyn, perché Evelyn poi lavorava in una casa ricchissima dove c'erano moglie e marito e un bambino disabile. Lei faceva da babysitter, da badante, diciamo, a questo bambino disabile. Era diventata molto amica della moglie di questo signore molto facoltoso, Frank Leroy, il nome è di quest'uomo, e quindi ci saranno vari collegamenti anche alla famiglia dove lei lavorava. Si fa avanti e indietro nel tempo, ci sono molti dettagli sulla vita di ogni protagonista, ognuno di questi tre protagonisti. La mia preferita è sicuramente Lucia, descritta benissimo, e mi è piaciuto tantissimo. Una cosa che non vi ho detto è che, oltre ad averlo letto con molto piacere, l'ho anche ascoltato su Audible. L'ho ascoltato e mi è piaciuto ancora di più il libro. Veramente ascoltarlo e leggerlo contemporaneamente mi ha fatto immergere ancora più in queste atmosfere. Allora, mi è piaciuto perché ve lo consiglio, perché innanzitutto non sapevo molto, non avevo letto molto della situazione degli immigrati clandestini, di che dolore, di che sofferenza immaginavo, ma non così. Quindi possiamo dire che Isabella Allende entra veramente nei dettagli, nei particolari di come questi poveri cristiani cercano di immigrare, quindi la loro sofferenza, il loro attraversare acque di fiumi, dormire di notte nei boschi, esposti a malattie, esposti a qualsiasi come dire, violenza anche da parte di persone, insomma, che approfittano proprio di questi immigrati, il contatto con la natura, tutto quello che loro vivono per riuscire a scappare da questi paesi. Poi altra cosa che mi ha molto colpito è come lei descrive proprio questi personaggi, anche il personaggio di Richard, il suo essere molto intellettuale, molto intelligente, professore universitario, ma il suo aver avuto un passato da alcolista. E il perché, spiega anche il perché, spiega la sua relazione con la sua famiglia d'origine, con sua moglie, i suoi figli, quindi c'è anche molto da piangere, tra virgolette, in questo libro, perché tocca delle tematiche che riguardano sia i legami familiari, sia i legami con la propria terra, perché comunque, essendo anche Lucia, che viene dal Cile ma vive in America, ed Evelyn, che lascia il Guatemala, sono due donne che comunque mollano, lasciano i loro paesi d'origine
per ricostruirsi completamente una vita in America, a Brooklyn. E devo dire che è stata magistrale lei nel connettere questi tre personaggi completamente diversi tra loro. Poi ci sarà anche la storia d'amore, sicuramente marginale, ci sarà anche la storia d'amore, ma è un libro che ho trovato molto avventuroso. E poi fa un bel quadro anche a livello proprio politico di questi paesi, ti narra proprio le vicissitudini politiche, in quanto proprio il fratello di Lucia è stato un desaparecidos. Un libro eccezionale, straordinario, recupererò altro dell'autrice, anche perché seppure lei ha parlato proprio di dolori, di dispiaceri, di lotta che hanno avuto questi nostri tre protagonisti, non ha tralasciato comunque un po' di magia, ma anche molta ironia, ho trovato. A tratti il personaggio di Lucia era davvero ironico, allegro, teneva, diciamo, sul morale di queste tre persone che scappavano con questa macchina, con questa Lexus, con questo cadavere dentro. Quindi anche a tratti anche molto mi ha fatto sorridere. Quindi è un libro che mi ha fatto commuovere, mi ha fatto sorridere, mi ha fatto riflettere e devo dire che è uno dei libri più belli che io abbia letto in questo 2020, quindi straconsigliato. Bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata, spero, con questo libro Oltre l'inverno. Spero vi sia piaciuto questo video. Lasciatemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa autrice, se avete letto altro di lei, sicuramente lo avrete fatto. Cosa mi consigliate di leggere sempre della stessa autrice? Allora, se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciatemi un bel pollice su, lasciatemi sotto nei commenti appunto cosa pensate del video, cosa pensate della recensione dell'autrice e io vi mando un bacione davvero grandissimo e ci vediamo al più presto per un nuovo video.